Il grosso, grande, unico, esclusivo problema dell'isola rimane il traffico e credo che per affrontarlo non esista altra soluzione se non provare a mettere in cantiere un progetto di mobilità sostenibile che miri in un arco temporale tra i 3, 5, 7 anni a ridurre almeno del 50% il nostro parco macchine. Non perdo la speranza, anche perché i primi assi di misure finanziate dalla Comunità Europea sono beni culturali e mobilità sostenibile. L'auspicio è che l'isola di Ischia tutti insieme sappiamo cogliere queste opportunità, questa occasione per montarlo, un progetto che va in questa direzione. Nelle more abbiamo, diciamo stamattina siamo particolarmente soddisfatti perché grazie al Ministero del Turismo, alla Regione Campania con fondi a valere sul POC 14-20, a Sviluppo Italia, al Comune dell'Acquameno che sono i quattro soggetti attuatori, quattro partner di questo progetto ambizioso, culturale e di mobilità green, infatti i loghi sono disegnati alle fiancate della navetta. Noi partiamo all'Acquameno con l'auspicio e con la speranza che possa essere, diciamo, un segnale che va in questa direzione. La mission di questo progetto è appunto di mettere in collegamento le zone periferiche del nostro territorio con i punti di interesse culturale e naturalistici. L'Acconarte è un progetto che prevede diversi percorsi, percorso materiale e immateriale del nostro territorio. Quindi con queste due navette noi abbiamo voluto fare questi investimenti. Diciamo un investimento che restasse alla comunità invece di realizzare dei semplici eventi. Queste navette saranno a servizio dei residenti ma soprattutto dei turisti e saranno realizzate due linee, una diciamo che partirà dal Capitello e arriverà diciamo a Villa Arbusto, girerà prevalentemente il centro, l'altra invece collegherà i punti periferici come la 167, l'ospedale, sempre con il centro del paese. È un modo per appunto far iniziare questa mobilità sostenibile e portare ai punti di interesse lasciando la macchina distante dal centro.